si è tenuta l'assemblea dei soci dell'Agricop, come vi avevamo dato notizia nel telepalazzolo della domenica precedente, abbiamo ritenuto opportuno recarci alcuni giorni dopo, non durante l'assemblea, perché durante l'assemblea avevamo dell'indisponibilità degli operatori, abbiamo ritenuto opportuno recarci presso l'Agricop ed intervistare il direttore Casini. Casini, ti passo la palla e ti faccio subito una domanda. Com'è andato questo bilancio 1986? Il bilancio che abbiamo approvato domenica, l'assemblea dei soci approvato domenica, è stato un bilancio soddisfacente. È stata soddisfacente, direi, l'assemblea nel suo insieme, perché c'è stata un'ampia partecipazione dei soci e nonostante che le difficoltà dell'anno 86, cominciare soprattutto con Chernobyl, ci avessero creato delle enormi difficoltà, direi che il bilancio per la prima volta dopo 4 anni è riuscito a consentire il pagamento del prezzo regionale ai soci che portavano il latte. Con una novità, direi, per la cooperativa, che è quella di aver stabilito il pagamento del prezzo del latte in base alla qualità. E come punto di riferimento abbiamo ottenuto il titolo di grasso, per cui coloro che hanno avuto un buon latte hanno percepito anche il prezzo regionale, che attualmente per 1986 è di 592 lire. Ecco Andrea, tu hai detto hanno percepito il prezzo regionale, è un'informazione che ti chiedo anche per me, perché quando conferiscono il latte lo riscuotono solo alla fine dell'anno loro? Dunque viene dato un acconto sempre sulla base del prezzo regionale dell'85%. Ogni quanto questo? Viene dato a 60 giorni dalla fine del mese di consegna. Ogni 2 mesi. E poi alla fine dell'anno, in sede di approvazione di bilancio, viene data questa differenza a seconda delle condizioni di bilancio, la differenza tra costi e ricavi, e quest'anno, come ho detto, fortunatamente per il latte di qualità, di buona qualità, è stato liquidato finalmente il prezzo regionale. Allora, sui soci della cooperativa, Andrea, l'effetto Chernobyl non è poi stato così disastroso come si prevedeva? Direi che probabilmente se non ci fosse stato Chernobyl le cose le sarebbero andate indubbiamente meglio, nel senso che i 2 mesi di inattività che noi abbiamo avuto in maggio e giugno si sono poi ripercorsi e nel bilancio, e purtroppo non solo per 2 mesi ma anche le conseguenze che poi si sono risentite nei mesi successivi e che in qualche modo anche ora, dico, si stanno risentendo. Senti, mi hai detto che l'assemblea è stata soddisfacente, quanti soci hanno partecipato? Hanno partecipato più di 60 soci, attualmente noi abbiamo una base sociale di 91 soci, quindi c'è stato oltre il 60% di partecipazione. E non è poco. E direi che per le cooperative è una percentuale molto alta. È una grossa partecipazione, che vuol dire che la cooperativa la sentono, che ci tengono, e direi anche che dagli interventi che si sono succeduti la base è viva. Ecco. Ecco, dimostra non solo poi che tengano la cooperativa, che credono anche che in questa cooperativa, perché poi riuscire a pagare questo prezzo regionale non è poco in queste condizioni nelle quali lavorate. Indubbiamente c'è stato, nonostante tutto, un incremento sia del volume d'affari che rispetto al 1985 l'è passato da 2 miliardi e 2 a 3 miliardi e 3, quindi c'è stato un incremento di circa 1 miliardo e 100. Diciamo, questo aumento, ma dovuto a che cosa, ti chiedo? È dovuto in gran parte all'aumento del fatturato che abbiamo avuto nel 1986. 50% circa di aumento di fatturato. È dovuto alla vendita di latte e latticini. Ecco, il latte ha sfondato fra i clienti, fra i vostri? Il latte sta andando benino, nonostante tutto è cominciato ad andare meglio il dopo Chernobyl, sì. Quando tutti si lamentavano perché il latte alimentare aveva subito un calo nei consumi, per noi quello è stato il momento di rilancio, probabilmente anche perché
in seguito alle voci qualcuno aveva confezionato latte fondate. Il Parmalat era stato accusato, vero? Loro si sono rivolti. Dopo quel periodo lì siamo molto cauti, ecco. Esatto, hai ragione. Perciò non promesse ma concretezza. Concretezza. Credo che abbiate però promesso almeno l'impegno a continuare così a come continuate. Poi naturalmente noi sì, continueremo sempre a chiedere la collaborazione di tutti gli enti, enti locali e non locali, le organizzazioni di categoria, abbiamo sempre bisogno di tutti. È logico, e con la speranza che questi aiuti, questo coinvolgimento di enti locali, non locali, come dici, organizzazioni di categoria, avvenga nel 1987 come è avvenuta nel 1986, salutiamo il direttore Casinelli e diciamo arrivederci al bilancio 1986. Grazie.